Lino? 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 Vai, vai, vai. Vai. Fino a 10, poi riuscire. Sto strappolando. No. Oh. Conta fino a 5, 10, poi vieni, poi apri, eh? E basta, stai dentro. Me count fino a 10. Conta fino a 10 e poi via. Questa 20 ce l'ha. Sta lì. 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10. E adesso foglia. Lino. Chi sei? Ciao Lino Besori. Hai cantato, hai scritto poesie, hai fatto delle biciclette, hai corso in bicicletta, hai fatto degli incontri di pugilato. Ma chi sei? Sono Gesù, però ho fatto di tutto. Ho fatto di tutto. Quando sei nato? Il 24 febbraio 1926. Una miseria da cani, una miseria da cani. Sei nato a Modena, insomma. A Modena. E poi mi dicevi che tuo padre, negli mio anni 30, padre faceva le biciclette. Faceva le biciclette, pure lui. Faceva qualche telaio d'inverno, che non c'era il lavoro, perché c'era la neve. E io ho imparato lì, un po' da Cino Cinelli, che andavo a casa sua a Lambrate a comprare la roba. E poi? E poi ho sempre fatto delle biciclette. Ho sempre fatto delle biciclette. Com'è stato l'incontro con Colnago? All'incontro con Colnago è stato che avevo un mio amico, si chiamava Corradi, organizzava delle corse in bicicletta. Mi fece conoscere Colnago e abbiamo combinato di prendere la Colnago come rappresentanza. È venuto, vedevi i lavori che facevo, allora mi ha cominciato a fare dei lavori. Ci ho piegato dei tubi, ci ho fatto delle cose che a Milano non erano in grado di fare, i piantoni piegati, e ci ho fatto di quei lavori lì. Che è la firma col Nago? Lei che la firma col Nago? Caro Messori, ancora una volta ti chiedo un grosso favore. Piegarmi questi piantoni, naturalmente a pagamento. È un lavoro che solo tu lo sai fare. Grazie, sei grande. Ernesto Colnago, in fede, che è quasi originale. E là che scrive, all'artista della bici, con simpatia, Colnago, 1983. E capì? Sono gli sum. Mi sono rimesso a fare le biciclette per passione. E avevo comprato il negozio, un bel negozio, 160 metri, bellissimo, l'ho chiamato la boutique perché era il più bello a quei tempi, era un bellissimo negozio. Io fa un telaio ci mettevo 3 giorni, clienti non dei fa dei, però erano capaci anche gli altri, ma le mie biciclette sono perfettissime. Se c'è un porellino io riaprivo il cannello per chiuderlo, non si deve vedere niente. La maggior parte rosse. Rosse perché a me sono un ferraresta. Io ho scelto il mio colore. Il mio colore sono tutte rosse. Ne ho fatte una azzurra che l'hai tu, perché lui lì era un anti. Non era un comunista. Dava fastidio il rosso, allora ho fatto azzurra come l'hai. E poi ne ho fatte 2 o 3 non del colore rosso, perché le richiedevano perché gli dava fastidio il rosso. Però la mia bicicletta è rossa. Non veniva nessuno quando ho aperto botteghe. Allora io ho fatto la forata per dimostrare che ero capace di fare le biciclette. E allora l'ho messa in vetrina e da allora venivano tutti a vedere la bicicletta. Però non ho mai smesso perché giù smartello ancora, faccio ancora qualche cosetta, ma per hobby, non per soldi. Lino era decisamente originale. Tutto quello che ha fatto nella vita è, diciamo, così lo dico affettuosamente, poco normale.
era tanto più capace di altri nel costruire, anche nell'esprimersi, che di solito suscitava o amore o addirittura odio, invidia. Quindi da una parte si chiedeva come poteva fare il telaio rispetto ad un'esigenza specifica e dall'altra amava mettersi in mostra. Questo è quello che ha permesso a Lino di fatto ispirare col Nago nella creazione e nell'invenzione della forcella precisa. Le sue biciclette, i suoi telai erano tutti cromati sotto, perché l'obiettivo suo era quello di fornire un telaio al cliente che non si ossidasse. Ed infatti oggi, a distanza di 20-30 anni, le sue biciclette sono normalmente in condizioni migliori di quelle di altre aziende che producevano nello stesso periodo. Lino dice sempre: io ci mettevo un giorno ad attaccare le mie marche, ci mettevo 7 giorni a fare un telaio. Oggi un'attività di questo genere normalmente non è sostenibile. Quindi era una dimensione molto più modesta e molto più, autentica, vera. La tua voce, che si senta. Mangheni su, siamo in campagna. Te lo giuro, non disturbiamo nessuno. Alla patena mi fa di vocalizz. Né per fare il biciclatme. Ne ho fatte delle ridicole con la pompa inserita nel telaio, la ruota piccola davanti, grossa di dietro, forcelle moleggiate alla mia maniera, tutta roba strana, roba creata da me, dal Mr. Welcome, vegeta, però facevo io così. Adesso una bicicletta non è più una bicicletta, le un quel, come si dice, le un Stradivari. Una volta si pedalava e basta, adesso no, bisogna che ci sia il titanio, il carbonio, che sia le leghe leggere, una bicicletta sempre più leggera, sempre più difficile, sempre più complicate. Non è mica più facile fare una bicicletta di ogni giorno. Lino Messori prima. È difficile raccontare Lino Messori, è unico, persona squisita, una mente, è il maestro di tutti i costruttori di biciclette, perché hanno copiato tutto da lui. Soltanto uno che, diciamo che è matto nella testa, può fare delle creazioni che rimangono nel tempo. Conosco Lino Messori da quando ero un bambino piccolissimo, perché loro avevano il negozio di biciclette in via Levizzani e noi ragazzi andavamo a curiosare, perché lui soprattutto è stato il meccanico di Giovannino Corrieri, di Lambertini, di Generati, e a quei tempi erano i miti del ciclismo che noi apprezzavamo tanto. Quando pensa di fare una cosa, riesce a farla. Bello o brutta, riesce a farla.